Un pregiudicato, Antonio Gagliano, di 64 anni, è stato ucciso la notte scorsa a colpi di pistola nella sua abitazione a Roccella Ionica. A rinvenire il cadavere questa mattina una badante di nazionalità ucraina. Il corpo dell'uomo, ex sorvegliato speciale già noto alle forze dell'ordine per droga, ricettazione e furto, è stato trovato in bagno. La donna ha raccontato ai carabinieri di aver trascorso la notte in casa, ma di non aver sentito niente. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lamezia Terme sono riusciti ad individuare e trarre in arresto gli autori del danneggiamento avvenuto ieri mattina all'alba alla pizzeria Mondo Pizzo, di proprietà di Caterina Torcasio, sorella del collaboratore di giustizia Angelo Torcasio. Davanti al locale, che si trova in viale Primo Maggio a Lamezia, è stato fatto esplodere un ordigno artigianale che ha distrutto l'ingresso. I dettagli dell'arresto sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro. Da Pizzo a Diamante, passando per Cetraro e Castrovillari, sono state quattro le tappe calabresi del sindaco di Firenze Matteo Renzi, nell'ambito del suo tour per le primarie del PD. Tutti gli incontri del rottamatore sono stati caratterizzati da una grande accoglienza dei cittadini e dall'incontro con i sindaci, con i quali intende creare una rete perché loro conoscono i problemi della gente. Ai microfoni dei giornalisti, Renzi, tra le altre cose, ha detto che anche in Calabria c'è molto da rottamare. C'è una classe dirigente che in molti casi ha già dimostrato i propri limiti. Va scritta una pagina nuova di questa regione. Sui 6 chilometri che uniscono Unicastro a Platania è ancora Simone Fagioli ad imporsi nella decima tappa del campionato italiano velocità montagna. La corsa catanzarese è organizzata meticolosamente dal Racing Team Lamezia. La 14ª cronoscalata del Reventino è andata al fiorentino di Best Lap, che a bordo dell'Ausella FA30 motorizzata Zitec ha chiuso la sua prova in 5:18:83, 18 secondi meglio di Domenico Scola Junior, primo del gruppo E2B, con Ausella PA21S, in livrea Cosenza Corse. Fagioli ha così messo il sigillo al suo 8º campionato italiano velocità montagna, dopo la recente affermazione anche a livello continentale.